I riti della Natività nei rioni Sassi di Matera per le rappresentazioni del presepe viventi attraverso la storia e la religiosità. Incentrata su questo tema, la quarta edizione del presepe vivente Matera, la Galilea di 2000 anni fa, inaugurata ieri pomeriggio con un ampio percorso che lega gli ipogei di Piazza Vittorio Veneto ai rioni Sassi, Barisano e Caveoso, un evento che TRM Network ha seguito in diretta per circa 2 ore con interviste ai figuranti, agli organizzatori, ai rappresentanti istituzionali e del Comitato Matera 2019. La manifestazione, che si concluderà nella giornata di domani, è promossa dall'Associazione Convention Bureau insieme a Confapi, CNA, Confesercenti, con l'apporto di Comune e Provincia di Matera, Regione e APT Basilicata. Negli allestimenti e nelle rappresentazioni del presepe vivente allestito nel Sasso Caveoso sono coinvolti 170 figuranti della Proloco di Crispiano e 50 comparse dell'Associazione Culturale Gruppo Storico Romano lungo il percorso del Sasso, compreso tra Barisano e Via Fiorentini e Largo Madonna delle Virtù, che rappresentano 9 quadri viventi, tra i quali l'antico Senato e la Scuola dei Gladiatori, con delle vere e proprie rievocazioni storiche. Gli organizzatori hanno allestito anche stand e percorsi di artigianato artistico, enogastronomici e di degustazione a porta pistola. Per l'occasione sono state illuminate anche 11 grotte di Murgia Timone nel Parco della Murgia. L'allungamento del percorso, ha spiegato Luca Prisco del comitato organizzatore, e anche delle attività di animazione che legano il centro cittadino ai rioni Sassi, rappresentano la novità della quarta edizione del Presepe Vivente. Si tratta di un evento di richiamo turistico in un luogo unico per il quale ci sono già 10.000 visitatori prenotati sul sito per un tour unico nei Sassi, presepe naturale che ripropone i luoghi della Natività di 2000 anni fa. In occasione della prima giornata sono stati oltre 3.000 visitatori provenienti anche dal centro-nord. Tra le novità, non solo l'ampliamento del percorso e la partecipazione del gruppo storico romano, ma anche una nursery allestita in piazza San Pietro Caveoso su iniziativa dell'associazione Mamme Materane all'Opera. In questo spazio le mamme che saranno in visita al presepe vivente potranno fermarsi con i bimbi per allattarli, cambiarli o farli mangiare. Ci sarà anche un angolo giochi per bambini dai 2 ai 4 anni. Il percorso è piuttosto ampio, quindi una breve sosta in piazza San Pietro Caveoso prima del presepe vero e proprio non potrà che far bene. Ricordiamo che l'ingresso in piazza Vittorio Veneto, così come i biglietti ancora disponibili, è possibile acquistarli sempre in piazza Vittorio Veneto. Ieri, in occasione della diretta, abbiamo realizzato diversi contributi con le interviste ai protagonisti di questa quarta edizione del Presepe Vivente nei Sassi. Una breve sintesi nel prossimo servizio.
rievocare questo periodo storico, che sarebbe il primo secolo dopo Cristo praticamente, comporta le difficoltà di tutti i periodi. L'importante è cercare di documentarsi il meglio possibile dalle poche, tra virgolette, fonti che ci sono e riuscire a interpretarle, perché tante fonti vanno a interpretare, tant'è vero che alcuni archeologi non stanno nemmeno d'accordo, no, tra di loro. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio. La cura, ad esempio, dell'armatura è dettagliata? La cura dell'armatura è dettagliata, sì, perché sono state ritrovate queste loriche segmentate, non la mia ma quella dei legionari romani che usiamo noi, e le loriche segmentate sono state ritrovate proprio, non in Italia ovviamente perché le legioni stavano tutte lungo il limes, lungo il confine dell'impero, e abbiamo comprato dei testi dove ci sono raffigurate parti di lorica, che poi oltretutto sono testi tutti in inglese, quindi italiani non c'è niente di italiano su questo argomento. Ed emoziona vedere tanta gente intorno incuriosita, in particolare dall'armatura, ma non solo. Ormai ci emoziona sempre di meno perché siamo abituati, sappiamo che questo ormai è un cavallo vincente, quindi rievocare l'antica Roma è rievocare la storia, non una storia, ma è rievocare la storia, perché ha toccato veramente tutto il mondo conosciuto all'epoca, quindi dove andiamo, abbiamo comunque, troviamo sempre qualche angolino che ci appartiene un po', che ce lo ricorda, no? Noi quando ci hanno proposto di venire qua ovviamente eravamo abbastanza lusingati, perché i sassi di Matera sono stati utilizzati per tantissimi eventi bellissimi, tanti film, sono famosi, insomma, sono famosi e infatti stiamo cercando di dare del meglio, perché vogliamo veramente fare bella figura per poterci anche ritornare, avere l'opportunità di ritornare, perché ci piace proprio, è molto bello. È storico, sembra veramente di stare in un altro periodo storico. Uno dei magi? Sì. Chi rappresenta? Gaspare. Cosa porta? Oro. Andiamo al bambinello. C'è la luce che ci si indirizza la via. La emoziona? Andiamo a trovare il nostro salvatore. Cosa si prova a rappresentare una delle scene più belle del presepe? Sono cose belle, ormai è un po' di anni che lo faccio insieme agli amici qua, e è un evento che si aspetta da un anno all'altro. Io sono Erode, e lì è Erodiade, rappresentiamo insomma quello che poi io sono, la parte cattiva di tutto il presepe, diciamo. Quindi un personaggio molto particolare e molto importante del presepe. Sì, importante in modo negativo comunque. Cosa prova a rappresentare, ecco, questo ruolo, in particolare a far parte di un presepe come quello che stiamo vedendo all'interno di uno scenario, i sassi di Matera che sono di per sé un presepe? Beh, è una bella sensazione, è anche un onore partecipare al presepe, insomma, dei sassi di Matera, quindi insomma si fa ben volentieri, nonostante poi il freddo e tutto il resto che è di contorno, diciamo, in queste sere. Lei è? Erodiade. Rappresenta quindi? È la regina, la ricchezza. Un ruolo facile da interpretare all'interno di un presepe? Diciamo che come personaggio è abbastanza particolare, poi abbiamo questa ambientazione che rende suggestivo il tutto. La emoziona? Molto, sì. Vendete la frutta? Sì, vendiamo a venditori di frutta. Esattamente come 2013 anni fa? Beh, più o meno sì, stiamo là, come tempi. Cosa prova a interpretare questo ruolo, tra l'altro all'interno di uno scenario che è di per sé un presepe naturale? Molto emozionante, specialmente da parte mia. Non lo so chi mi vede, però da parte mia è molto emozionante. Sicuramente è una cosa, diciamo, da provare, insomma. Io sono Maria Pia di Crispiano. E interpreta? E faccio la fruttivendola. Esattamente come più di 2000 anni fa? Certo, e lo faremo per tutta la vita, finché Dio ci dà salute. La emoziona questa interpretazione? Un pochino sì. Perché? Sono orgogliosa.
sono contenta di quelle che facciamo. Buccio le fave, è una tradizione nostra. Una tradizione antica? Antica, sì, ed è buona. Esattamente come in Galilea qualche millennio fa? Sì, sono buone, sì, sì, a me piacciono. Poi all'altra gente se li piacciono o no, comunque. Facciamo il gomitolo per fare la tessitrice delle robe Gesù Bambino. L'emoziona? Sì, tanto. Cosa prova a trovarsi qui? A noi piace tanto, veramente. Cosa sta preparando? Le frittelle. Le frittelle. Le frittelle che si usavano anche 2000 anni fa? Beh, diciamo lì il pane arabo esisteva all'epoca. E noi facciamo assomigliare un buco. Certo non abbiamo il forno disponibile, li facciamo fritti. Ma non abbiamo solo le frittelle però? E beh, un po' di cose antiche. Il mandarino antico e i fichi secchi e le mandorle. Cosa prepara? Le garganelle. Che si possono fare col sugo, con la salsiccia. Come si preparano? Tra l'altro ha uno strumento particolare. Acqua e basta. Poi vengono cucinate con un sughetto di salsiccia, come uno li vuole, ecco. Sapori di oggi che sono in fondo anche i sapori di un tempo. Sono buonissime, sì. Il ferretto è particolare? È particolare perché da quello vengono i ricciolini alla pasta, perché questa sarebbe liscia come pasta. Invece la signora con quel ferretto lì, che è fatto anche a mano, la pasta la crea tipo le cose di adesso, invece quelli sono i frucilli, si dicevano primi. I frucilli che si facevano in antico insieme alle orecchiette, perché noi facciamo le orecchiette in Puglia e le orecchiette con quelli si chiamano maritati, ecco. Da dove viene? Da Crispiano, provincia di Taranto. Una breve sintesi della prima giornata del Presepe Vivente nei Sassi di Matera, un evento seguito in diretta su TRM H24, su TRM Network, ma ieri c'è stato un altro grande appuntamento a Matera, sempre seguito in diretta su TRM grazie a una partnership con il Comitato Matera 2019, si tratta del grande concerto dell'orchestra bulgara nella chiesa della Santa Famiglia, promosso dal Comitato Matera 2019, un grande concerto principalmente incentrato sulle musiche di Giuseppe Verdi. C'è stato anche in occasione del bicentenario della nascita, ci sono stati anche alcuni fuori programma con due solisti di fama internazionale come Chiara Taigi, solista al Teatro alla Scala di Milano, e il tenore materano Francesco Zingariello. Chiesa gremita, tanti applausi, standing ovation in occasione della Ida. È stato eseguito anche l'inno Matera 2019 insieme e la diretta televisiva è stata trasmessa in diretta tramite streaming sui siti di TRM, su matera-basilicata2019.it, anche in Bulgaria e in Finlandia. Si è scelta la Finlandia proprio perché a Turku, capitale europea della cultura del 2018, è esposto il presepe dell'artista lucano Franco Artese, ambientato nei Sassi. Quindi l'orchestra bulgara a Matera con un grandissimo concerto, e si è trattato di un evento che ha unito la Bulgaria, la Finlandia e l'Italia grazie a Matera 2019, ponte virtuale che ha viaggiato sulla musica e sull'arte presepiale. Ampi servizi nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Ora ci fermiamo, linea alla regia.